incassavano soldi per la vendita di favolose auto d'epoca e poi sparivano nel nulla. Maxi truffa scoperta dai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, in particolare dai militari della stazione di San Valentino Torio, che hanno portato avanti le indagini coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica del Tribunale di Nocera Inferiore Roberto Lenza. Eseguito un'ordinanza di misura cautelare personale emessa dal GIP di Nocera Inferiore, in particolare nei confronti di un 66enne di San Valentino, per il quale è stato disposto il divieto di dimora in Regione Campania. L'uomo è già noto per vicende simili, mentre è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il figlio di 25 anni. Deferiti inoltre in stato di libertà 7 indagati, tutti ritenuti responsabili di riciclaggio e associazione per delinquere finalizzata alle truffe. In pratica queste persone adescavano ricchi clienti stranieri sul web e vendevano loro autoveicoli di lusso, incassando i soldi per poi far perdere le proprie tracce. L'indagine è scattata nel 2016 dopo la denuncia di uno degli stranieri raggirati. Gli inquirenti sono riusciti a risalire ai responsabili proprio grazie a questa denuncia, evidenziando che le auto d'epoca non erano nella disponibilità degli stessi e riuscivano a capire il ruolo di ognuno degli indagati. 12 le truffe accertate, circa 1 milione di euro incassato dal gruppo. I carabinieri, attraverso il loro lavoro, hanno sventato altre 2 potenziali truffe. Gli stranieri truffati erano per lo più francesi e tedeschi. Durante l'attività sono stati sequestrati circa 300.000 euro depositati sui conti correnti del 66enne e una palestra di proprietà del figlio.